lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Francesca Cersone, no, migliaia di medici precari nel servizio sanitario nazionale. Mi duole salire addosso con la voce a ospiti così, come dire, battaglieri. Però, visto che parliamo di precari, vogliamo parlare di quei precari che aspettano una cattedra e che avranno in questo momento da fare i conti con chi farà un regolare concorso per avere una cattedra? Francesca Censosimo. Sì, infatti qui davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, per trasferire a Roma, va avanti ormai da 3 ore sotto un diluvio universale la protesta dei precari. Tutte le varie realtà dei precari della scuola si sono venute qui, sono date appuntamento qui oggi, sono numerosissime, una delegazione anche salita ed è a colloquio adesso con il ministro Profumo, sono qui per contestare una decisione confermata la scorsa settimana dal ministro, ossia che il 24 settembre verrà bandito un concorso appunto per il reclutamento dei docenti. Quindi si ritorna indietro a degli scenari del 1999, e il ministro ha ribadito che le graduatorie rimarranno fino all'esaurimento, ma vi sarà quindi un doppio binario. Chiedo subito a Giovanna, precaria da 6 anni, perché voi non volete questo concorso? Allora, innanzitutto buonasera, vorrei dire che i vincitori del concorso del 99 in molti casi non hanno neppure adesso la loro cattedra. Nelle graduatorie a esaurimento sono presenti tutti i vincitori di concorso, perché anche le SIS che sono state tolte 3 anni fa, le scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario, prevedevano un concorso pubblico per entrare e un esame di Stato al termine, 2 anni di tirocinio con pagamento di tasse simili a quelle universitarie, per cui noi che siamo nelle graduatorie a esaurimento abbiamo già vinto un concorso, molti di noi, io personalmente ho fatto un dottorato, un master, siamo tutti, le nostre competenze sono già certificate, siamo già tutti vincitori di un concorso, quindi non si capisce perché occorra farne un altro. E oltre al fatto che gli anni passati nella scuola sono anni in cui si acquisiscono competenze, esperienza, non sono un disvalore, sono un valore. Voi dite anche che in questo modo si ledono dei diritti acquisiti, lo vedo a Giuseppe. Sì, si ledono dei diritti acquisiti perché noi, stando in graduatoria, abbiamo acquisito un diritto, avendo superato dei concorsi, quindi attraverso i concorsi ordinari, io addirittura ne ho fatto uno nel 1992, sono un precario storico da 20 anni, una delle 4 abilitazioni oltre al sostegno, abbiamo acquisito un diritto che dovuto assumere di questi concorsi. Il ministro insiste che invece non sarà così, non viene reso nessun diritto. No, viene reso un diritto perché rifacendo un altro concorso, quindi rimescolando le carte, in questo caso lo scorrimento della nostra graduatoria si rallenta, allora, perché tu rimetti in gioco le carte, che poi le altre carte non ci sono nemmeno, perché poi vi volevate sempre ricordare i famosi tagli di Maria Stella, Gelmini, 150.000 posti fra personale ATA e personale docente, gli 8 miliardi e mezzo della scuola. Il governo Profumo, no? E il governo Monti, quindi la persona del ministro Profumo, non ha fatto che proseguire quella prassi di mescolare le carte, di tagliare i punti alla scuola. Allora, Paola. Francesca, perché qui abbiamo sia Maria Stella Gelmini che la sottosegretario al mio Aurelio Volini, allora hanno ragione questi precari a parlare così, sottosegretario? Io sono sempre stupita quando delle persone giovani e competenti difendono un sistema che ha permesso in questi anni di entrare in cattedra, di entrare in ruolo a 50 anni. È possibile che possa essere visto come una grande prospettiva entrare in una graduatoria a 25 anni e arrivare ad un posto dopo 25 anni di supplente a 50 anni? Allora, la legge chiede di dare il 50% dei posti in ruolo alle persone che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Sì. E queste persone sono sempre state tutelate in questi anni di questo diritto. E il 50% invece di posti per le graduatorie dei concorsi che avrebbero dovuto per legge essere banditi ogni 3 anni. L'ultimo concorso che è stato bandito nel 99. Quindi le persone che sono in graduatoria nel concorso del 99 sono persone che sono arrivate centesimi, 150esimi in graduatoria rispetto ad un concorso che aveva bandito 10 posti in una classe di concorso. Quindi
Il nuovo concorso che noi bandiamo il 24 settembre è un concorso che viene bandito per 12.000 posti che erano già per legge da mettere, da bandire per concorso, e questo darà la possibilità alle persone in graduatoria che sono abilitate di poter mettersi alla prova e anche a chi non è in graduatoria di mettersi alla prova avendo l'abilitazione. Il tema è che dobbiamo sicuramente cambiare la modalità con cui reclutiamo i docenti in Italia, perché dobbiamo selezionare i migliori, dobbiamo valorizzare la professionalità docente, però l'idea non è solamente con un atto che si può cambiare la scuola italiana, allora, che viene da 20 anni di precariato. Però non è velocissima, maestra Gemini, la Roma non si. Se lei ha un figlio che ha la possibilità di avere come un insegnante un signore che è stato 150esimo 10 anni fa in graduatoria e oggi ha 45 anni, oppure un giovane di 30 che invece è il primo della sua laurea, lei si vorrebbe? La risposta è chiara. Allora, non entrano, Noi dobbiamo, secondo me, dobbiamo demistificare, perché sennò si raccontano bugie. I problemi di lavoratori della scuola. Si raccontano bugie. E non degli utenti della scuola, che sono gli studenti. Allora, io condivido pienamente sia il ragionamento del sottosegretario Ugolini che è questa ultima affermazione di Roger Abravanel, perché noi dobbiamo contemperare nella scuola sia l'esigenza di chi ci lavora, ma non dobbiamo dimenticare che la scuola è il motore della crescita, quindi l'attenzione alla qualità è un dovere. E anch'io sono sorpresa nel constatare non tanto la delusione, che capisco per chi è vittima del precariato da molti anni e quindi si è visto frustrate le proprie ambizioni di poter entrare nel mondo della scuola, ma il precariato non l'hanno inventato né la Gelmini né Profumo, purtroppo è il frutto di scelte sbagliate degli ultimi 20 anni, e credo che la scelta invece di selezionare gli insegnanti non sulla base dello scorrimento nelle graduatorie ma sulla base di un concorso sia una modalità più meritocratica. Poi possiamo discutere delle regole concrete. Dire tre cose. Primo, io capisco che 20 anni di precariato non sono una prospettiva per nessuno, ma queste persone le hanno alle spalle, non davanti. Hanno già 20 anni di precariato. No. Secondo, c'era previsto un piano di 150.000 inserimenti nella scuola, che è stato bloccato nel 2008. Perché non ci sono i soldi. E il governo, i soldi ci sono, perché nella spending review si era messa una norma per togliere l'ammodernamento dei sistemi d'arma, togliere dei soldi, leggi, questi sono vittime, non sono protagonisti. Secondo, con questo concorso non entreranno i neolaureati, i quali devono fare il TFA, che è stato indetto da questo governo, che aumenterà i precari e per quale verrà indetto un concorso in futuro. Terzo, quindi questo rimescola le carte, come è stato detto, tra persone già qualificate. Quarto, i posti sono stati ridotti e finché non si elimina questo macigno, allora, cioè che le scuole cominciano con le classi pollaio, che aumentano le classi numerose, che non c'è più il tempo pieno, che non c'è più il tempo prolungato, che c'è l'abbandono scolastico e che ci sarebbe la possibilità di fare l'organico d'istituto funzionale, che però non viene finanziato. Tutto questo consentirebbe di uscire dal precariato. Tutto questo non si fa. Si fa solo un concorso a cui possono partecipare soltanto gli insegnanti abilitati, soltanto gli ex precari. Questo è in realtà un'analogia, veramente. Sugli insegnanti. Nessuno ha messo l'enfasi sulla qualità della nostra scuola. Appunto. La qualità della nostra scuola non c'entra niente con quanto spendiamo, perché le migliori scuole del mondo non sono quelle dove si spende di più. La nostra mediamente abbastanza insegnanti pagati malissimo, però c'è una diversità enorme di qualità degli insegnanti. I risultati dei test dimostrano che l'Italia mediamente non è tra i migliori, è tra il 20-25, prima di noi ci sono tanti, ma c'è una diversità enorme tra nord e sud, a sud a livello del Thailandia e dell'Uruguay.
prettamente dall'Uruguay, e questi giovani sono quelli che devono andare nel mondo del lavoro. Colpa dei tagli, sottosegretario Bolini? Molto prima dei tagli. C'è un problema di modalità di reclutamento dei docenti, c'è un problema di valorizzazione della loro professionalità che non si risolve né con un concorso né difendendo all'infinito delle graduatorie. Il concorso che verrà bandito il 25 settembre è un'opportunità in più per le persone valide che sono in graduatoria e che magari adesso hanno 32 anni, sono centesimi. Quindi non sono per i giovani. I giovani, uno di 32 anni non è giovane. Ma io sono d'accordo che 32 anni sono giovani e sono abilitati, sono quelli che sono sotto il ministero. Sentiamo le persone sotto il ministero, Francesco Cesosimo. Sì. Allora, da studio diceva che comunque verrà garantita un'equale ripartizione delle assunzioni, 12.000 dal concorso e 12.000 dai graduatori. Anche questo non va bene. Non va bene perché la graduatoria esaurimento, come dice la parola stessa, deve essere esaurimento, cioè deve avere la precedenza rispetto a chi non è in graduatoria, perché ci sono persone che hanno passato nella scuola tanti anni e l'hanno mandata avanti fino adesso. Tra l'altro non è neanche vero che ci sono tutti questi posti. Quest'anno con il piano di assunzioni non si coprono neanche i pensionamenti. Nella mia classe di concorso sono state assunte 11 persone, ci sono classi di concorso dove non è stato assunto nessuno quest'anno, quindi non è vera questa cosa. Allora, se avete altre domande dallo studio? Solo un istante, Francesca, velocissima, sottosegretario, non è vero, qui continua ad arrivare, non è vero. No, non è vero che si vogliono penalizzare le persone in graduatoria, è vero che si vogliono valorizzare le persone brave e bravi docenti, è vero che vogliamo adesso bandire il concorso, fare una legge usando la delega del ministro Fioroni per fare un nuovo sistema di reclutamento dei docenti, bandire un nuovo concorso subito l'anno prossimo maggio e dare il via dal 2013 a una formazione iniziale dei docenti, degli insegnanti, che eviti di tenere i ragazzi in stand-by per tantissimi anni. Occorre un quadro complessivo e più strumenti per aggredire un problema enorme. Noi nelle graduatorie esaurimento abbiamo 120.000 persone. Ci sono 100.000 persone che fanno supplenze nello Stato senza abilitazione. È da più di 20 anni che c'è il precariato. Noi dobbiamo aggredire con più strumenti questa cosa. Cioè che qui noi non stiamo creando un posto di lavoro nuovo. Si tratta di la proposta che fa il governo, una rimescolamento di quello che già c'è. Non è d'accordo? Ora, io penso che questo rimescolamento sia un inutile spreco di tempo e di denaro. Perché? E anche un'inutile umiliazione nei confronti di insegnanti che hanno lunghi percorsi di abilitazione, di selezione e di lavoro. Io credo che al centro del programma di crescita del paese ci debba essere la valorizzazione degli insegnanti, che rappresenta una categoria fondamentale. Detto questo, l'obiettivo è di assorbire piano piano il precariato che in passato, sbagliando, si è costituito, senza ripetere gli stessi errori, che vuol dire essere oggi molto franchi sui numeri. Tanti sono i posti nella scuola e tanti devono essere quelli comunicati a coloro che sono aspiranti insegnanti. Detto questo, però, la valorizzazione passa dalla carriera degli insegnanti e da valorizzare i più bravi. In nome del merito. Nella spending review è stata fatta una norma che dice che gli insegnanti che perdenti posto, quelli senza cattedra, di ruolo, già dipendenti, possono insegnare qualunque cosa. Allora, al di là della loro specializzazione, noi dobbiamo aumentare la spesa della scuola. Torneremo su questo tema al trillo della campanella quando apriranno le lezioni a scuola. Grazie a tutti voi, telegiornale, a domani con Sky 24 con me. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e ti rapporta l'irene.